pyramid. Non all'abbazia o nell'ufficio dell'alto sacerdote, ma in uno degli altri posti. Là dove addestrano i sacerdoti a essere veri religiosi. Pazzo. Vuole solo sapere dove è andato suo fratello. Conosci Eddie? Si intrufola. La sobria è proprio un genio. Ricordo. Dai primi, tutta la notte nel portavivante. Passa da una stanza all'altra. I ragazzi dormono. Un sacerdote sta facendo loro una predica. Un paio di tizi si allenano con i cani. Le solite cose. Sì, ma per poco. Una strana macchina. Poi una donna che ride. Ride, e ride ancora. Poi musica. Una sorta di suono metallico. Questo lo spaventa. Sicuro non fosse ubriaco. Dice che di notte lo sente ancora. Non ha mai trovato il fratello. Questa era buona, Rodney. Ok. Senti questa? Dai, spara! Ok, arriva. Un nobile a letto andava con la cameriera. Urlavano tanto che pareva una fiera. La moglie un coltello in cucina afferrò e una fetta di pace e silenzio si ritagliò. Sì, l'ho capita! Li ha fatti entrambi a fette, giusto? Sì, già, è quello il senso. Adesso tocca a te. Fammi pensare. Ok, sì, ce l'ho. Pronto? Ti ascolto. C'era una volta un marinaio a riva che amava una donna proprio la Shiva. Pensava di essere solo, così beccò lo sculo. E in questo modo la storia finiva. Amico, hai vinto. Beh, ne so a migliaia di queste filastrocche. Me la raccontava mia madre. Vediamo che succede qua giù. Hai trovato qualcosa di buono? Spira via, idiota! Thank you.
Non andrà più via. Mai, mai, mai. Sapevo che non mi avresti delusa. Ora posso passeggiare tranquillamente sul litorale. Non ho dimenticato il tuo regalino. È al piano di sopra, tesoro. Glielo devi. Devi pelare. Devi pelare. Come l'arpione di un baleniere. Avrà avuto 50 anni. Combatteva per l'imperatrice. Dimenticatelo. Io nemmeno ricordo l'imperatrice. È nostro. Era sotto il Clavering Boulevard. Allora? Il bottino? 20 e 2 elisir. A me sembravano 25. Guarda, sono 20. Con Bu fanno 5 a testa. Ehi, devo controllarti le tasche. Piantala, ragazzino. Non chiamarmi ragazzino. Credi di potermi imbrogliare? Qualcuno venga qui! Crepa, schifoso bastardo! Saccheggerò il tuo cadavere. Forza, prendiamolo! Problema risolto. Che c'è? Stai dormendo? Alzati! Qualcuno è in cerca di botte. Thank you.
Ho sentito dire che la pelle inizia a venir via il secondo giorno. Dico bene? Oppure ti infastidisce di più il prurito? O i ratti? È Jasper, vero? Qui non si sta così male. Ma mi manca tua moglie. Ah, devo ammettere che ne hai di fegato. Ma cambierai. Che sollievo vedere la tua maschera. So chi sei e cosa sei venuto a fare. Posso aiutarti? Liberami e ti offrirò un boccale di birra. Per l'oblio, te ne offrirò 100. È bello essere di nuovo in piedi. Grazie, Corvo. Ciò per cui sei qui stasera è della massima importanza. Dobbiamo trovare Emily, quindi uccidi Campbell. E fallo in fretta. Quando sarà morto, fruga il suo cadavere. E cerca il famoso diario nero. Poi vattene. È con un capitano delle guardie, Carnau. Secondo i miei informatori, sta cercando di avvelenarlo. Usa queste informazioni a tuo vantaggio. Bene, pare che qui io abbia finito, quindi me ne torno al Long Pits Pub. Se incontrerò il barcaiolo Samuel, gli dirò di cercarti al cortile posteriore, proprio dietro l'ufficio dell'Alto Sacerdote. Che tutti gli spiriti ti guidino e che il nemico cada senza causarti alcun danno.